Signori, buongiorno, buona Pasqua e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e oggi sono terribilmente raffreddato, immagino che si senta, ma nonostante questo andiamo avanti con il commentario della serie Il generatore a Fallout Story. Nell'ultimo episodio avevamo lasciato i nostri improbabili eroi in un cliffhanger con qualcuno che stava scendendo alla tromba alle scale subito dopo che loro avevano recuperato il tesoro in fondo al dungeon. Quello era il punto mediano del secondo atto, quindi con questo, l'episodio 7 che è uscito durante la settimana, siamo ufficialmente nella seconda metà della quest. Questa è la prima sessione della seconda metà del secondo atto, e poi per la fine della stagione avremo ovviamente il terzo atto e il climax finale. Come sempre, vi ricordo che questa non è la quest vera e propria, questo è il commento tecnico alle scelte di mastering che ho fatto durante la quest. Se volete vedere il gameplay, ve lo lascio linkato qui e poi nel panel in fondo al video, ma non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere appunto il commento tecnico al settimo episodio di Il generatore a Fallout Story, in cui i personaggi dovranno affrontare l'All in Lost e quindi la falsa sconfitta di Meta Quest. Scusate, ma abbiamo tempo di prendere l'altro ascensore correndo per salirci sopra e partire? Quello che volevamo l'abbiamo preso. Non corro con loro. Vedete se avete abbastanza iniziativa a sto punto. Apparentemente questa sembra una master call, cioè una decisione che deve prendere il master in base alla sua autorità. Riusciranno a scappare o meno? In realtà, però, eravamo all'interno di una situazione ampiamente già prevista dalle regole. I personaggi erano sulla griglia, i personaggi potevano muovere, le linee di vista erano chiare. Si trattava semplicemente di calcolare i movimenti dei personaggi rispetto a quelli del PNG che scalava la tromba dell'ascensore e ovviamente eseguire l'iniziativa per vedere chi avrebbe agito per primo. Quindi le regole erano perfettamente funzionali per gestire questa situazione. Ve lo sottolineo più che altro perché mi è capitato spesso di vedere master nei giochi tradizionali che seguono le regole in maniera anche fin troppo pedissequa durante il combattimento, ma appena i combattimenti finiscono, fondamentalmente dimenticano l'esistenza del manuale e procedono in base a cose che in realtà si inventano di momento a momento. No, sicuramente nei combattimenti le regole sono particolarmente pesanti nel gioco, ma tutto il gioco continua a funzionare sulle stesse regole, non c'è bisogno di inventarsi nulla quando le regole coprono già la maggior parte delle situazioni. Un tizio si sta calando dalla corda, che ha un fucile a tracolla e su una spalla si porta quei pantaloni da pescatore che avevate visto addosso ai resti del cadavere che si erano mangiati i supermutanti all'ingresso. E in realtà da dove arriva lui non vede nessuno? No. Quindi lui avanzerà simpaticamente fino a generare un attacco d'opportunità per Gianni. Dato che l'altra volta vi avevo posto la domanda su come si sarebbe dovuto superare l'enigma della stanza del generatore in maniera perfetta, questo, se non ci eravate ancora arrivati, dovrebbe essere l'ultimo indizio per trovare la soluzione. Se i giocatori avessero preso i pantaloni gommati da pescatore che avevano trovato nell'automobile schiantata nel parcheggio nel primo episodio, ve lo lascio piuttosto linkato qui, indossando quelli non avrebbero neanche dovuto toccare l'acqua, quindi non avrebbero mai neanche rischiato di subire i danni alla radiazione. Ovviamente l'enigma era stato concepito per essere superabile in ogni modo dai giocatori, ma reintrodurre nella descrizione il fatto che il PNG che arriva con il secchio di esche e i pantaloni da pescatore per andare a palesemente recuperare lui le batterie che i giocatori hanno appena rubato,
porta nella quest la risposta a un'altra domanda che in realtà non era mai stata posta esplicitamente, cioè chi fosse il tizio che hanno trovato nel parcheggio mangiato dai supermutanti. Evidentemente quello era venuto qui a fare esattamente questa cosa, cioè recuperare le batterie, è arrivato anche attrezzato, ma purtroppo per lui ha incontrato i supermutanti nel parcheggio e la sua storia è finita malissimo. Ne avevamo già parlato anni fa, vi lascio linkato qua sopra il video, questo è uno degli esempi della narrazione mimetica. Tra l'altro, adesso posso dirlo, se nel parcheggio all'inizio i giocatori avessero superato una prova di cercare con CD30, tra gli oggetti all'interno dell'auto avrebbero anche trovato le chiavi che aprivano il lucchetto che teneva chiusa l'iniziale porta del dungeon. Quello gli avrebbe potuto dare un indizio ulteriore su quello che sarebbe successo. C'è un altro predone, lui ha su addosso l'armatura, quindi vedete sull'armatura anche in questo caso c'è il simbolo della testa di insetto della banda di predoni che avete già visto, furgoncino sotto, che stava guardando giù dall'altra tromba dell'ascensore e si volta a guardarti con aria allibita. Un altro predone, una donna che sta emergendo da dietro gli ufficetti, è attaccato a quello che era il centro di elaborazione, un Mr. Andy che galleggia a mezz'aria con le sue tre braccia, che era interfacciato in qualche modo col computer, che in realtà ruota sul posto e due dei suoi tre occhi si puntano a guardarti. Se qualcuno di voi si fosse chiesto perché una mappa così complessa per uno scontro con degli scarafaggi al secondo piano, questa è la risposta. Ovviamente la mappa era progettata per essere l'arena di questo scontro. Uno dei vantaggi di utilizzare il reverse dungeon, poi ne parleremo meglio in un video la prossima settimana probabilmente, però comincio a anticiparvi. E punto questo, come abbiamo visto nei video precedenti della serie, quando abbiamo parlato di incontri didattici in cui veniva presentato un mostro ai giocatori in modo che imparassero come funziona il mostro per poi affrontare mostri simili ma in incontri più difficili, in questo caso anche lo scontro con lo scarafaggio radioattivo è stato un incontro didattico non tanto per il mostro quanto per l'arena di combattimento. I giocatori conoscono già questa stanza, magari nel precedente scontro avevano già elaborato le strategie, adesso che dovranno scontrarsi qui dentro con i pedroni, che è l'incontro più difficile che hanno fatto finora, avranno almeno il vantaggio di conoscere il territorio, non essere totalmente ignari delle manovre che potrebbero fare. Nel descrivere i predoni mi sono concentrato su due soli elementi, cioè il fatto che sull'armatura abbiano il simbolo della testa di insetto che i giocatori avevano già visto sull'auto schiantata fuori, e ho detto che erano accompagnati da un Mr. Andy. Questo robot in realtà ha aggiunto un minimo di varietà allo scontro. Avrebbe comunque potuto essere sostituito semplicemente da un terzo predone, ma questi due elementi sono stati scelti sempre per rendere i predoni coerenti con l'ambiente che li va a ospitare nella quest. Il simbolo della testa di insetto era già apparso precedentemente come tipico di questa campagna, mentre il Mr. Andy è un robot tipico dell'ambientazione di Fallout, che appare praticamente in tutti i videogiochi. Ora, non stiamo a perdere tempo sul descrivere tutto il combattimento, perché questo in realtà dipende molto dal sistema specifico che state usando. Diciamo che in un caso del genere i predoni cercheranno di circondare i giocatori e sfruttare al massimo le coperture per quello che i giocatori gli permetteranno di fare. Nel caso, cosa sia meglio fare per i PNG? Dipende dal sistema che utilizzate, dovete sapere voi cosa è meglio e peggio. In questo caso stiamo usando una variante del D20 System, quindi
Questa era l'azione migliore che i predoni avrebbero potuto fare. Questo scontro comunque è pensato per essere volutamente difficile, lungo e impegnativo per i giocatori. Siamo arrivati, come ho detto all'inizio, alla seconda metà del secondo atto. I giocatori hanno avuto la loro falsa vittoria riuscendo a recuperare le batterie dal generatore. Adesso la tensione deve salire, gli eventi devono diventare sempre più difficili per prepararsi alla falsa sconfitta che arriverà come chiusura dell'atto. Anche di questo abbiamo parlato in un video diversi anni fa, ve lo lascio qua su se dovete andarlo a recuperare. Quando sarà finita l'intera quest, devo poi fare un video sull'analisi della struttura degli atti solo per questa quest, mi sa. Per motivi di tempo lo scontro comunque rimane tronco, quindi vedremo come lo gestiranno i giocatori nel prossimo episodio. Io lo so già e Gianni ha fatto faville, questo ve lo posso anticipare. Anche per questo video è tutto, adesso la parola sta a voi. Ditemi cosa ne pensate, come avreste gestito le scelte di quest in questo caso, se avevate risolto in maniera perfetta l'enigma. Settimana prossima, come ho detto, parleremo nello specifico del Reverse Dungeon e poi andremo avanti con il Sandbox, che è l'argomento di questa seconda metà della stagione. Fino ad allora, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. In descrizione trovate i link social al server di Discord e al gruppo di Telegram se volete discutere insieme al resto della community. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.